Bentrovati amici agricoltori a questa terza e ultima puntata dedicata al vigneto, dedicata appunto a questo grande evento a livello nazionale, non solo, Enovitis in campo, e quindi è giusto così tirare le fila un pochettino di questo evento e lo chiediamo appunto alla casa madre Industria Stavida, Francisco Lopez. Allora grazie per questo intervento nella nostra puntata. Allora, come sono andate queste giornate? Veramente bella, calurosa ma anche bella. Tanti lavoro, tanti gente, tanti clienti di questi anni che abbiamo lavorato in Italia, e veramente bella, bella organizzazione per parte di Batini, sempre agradecuto al staff dell'azienda perché mi tratta sempre bene, bella organizzazione e perché no, di sfruttare di questa giornata. Poi abbiamo visto che sei andato anche appunto in mezzo al vigneto a controllare se tutto andava bene, quindi le attrezzature hanno lavorato bene. Sì, sì, questa è la principale funzione mia oggi, di qua. Prima di tutto che la macchina andi bene, si regola bene e funziona tutto bene. E dopo, se c'è in tempo, parliamo con cliente, nuovo cliente, antico e tutto, però sempre mi piace entrare a usare le mani per fare la macchina lavorare sempre meglio. Questo è bello proprio, quindi un'attenzione anche da parte del costruttore proprio al 100%, e poi è giusto così fare anche un bilancio, tirare un pochettino le somme di quello che è il rapporto Industria Stavida e Battini Agri, quindi in questi mesi di lavoro assieme com'è andata? È veramente bene, bene, è indispensabile una bella collaborazione per le due parti, perché siamo fratelli in Italia, per quello dobbiamo collaborare in tutto, non solo in organizzazione, in vendita, in posta a punto di macchina, in presentazione del nuovo prodotto, in aiuta al rivenditore, al meccanico, a tutto il personale dell'azienda, a intendere come Industria Stavida e come funziona. Certo. Tutto. Poi hai parlato di nuovo prodotto, e quindi che cosa bolle in pentola, quali sono le novità, se possiamo svelare qualcosa agli amici viticoltori che ci seguono da casa? Perché no? Tanti agricoltori aspettano una evoluzione naturale della macchina e come per questa richiesta noi dobbiamo lavorare in questa via, no? Particularmente in Enovitis possiamo presentare per esempio questa nuova macchina prototipo dedicata esclusivamente per la potatura d'inverno. Per il Prosecco è andato benissimo quest'anno, il cliente felice, tutto il mondo felice, e anche un chassis bio che è molto, molto particolare in comparazione con la concorrenza che posso incontrare nel mercato. Voi siete leader comunque del biologico? Penso che sì, è male se lo dico io, però penso che lavoriamo tanti anni in biologico che qualcuna cosa abbiamo apprenduto. Qualche cosa, insomma, tante cose, perché comunque quando diciamo i competitor erano ancora lì che ci pensavano, voi già sfornavate macchine, eravate già all'opera. Sì, sì, questo non è un lavoro di un anno o due anni, è un lavoro costante e produttivo in tempo. Cominciamo 40-50 anni fa in lavorazione, in nostra mente sempre il biologico, quando 40 anni fa nessuno appostava per biologico ecologico in vigneto, in frutteto, oliveto, noi siamo un tanto raro e mettiamo la mano in questo mercato
E affortunatamente la cosa ha funzionato bene. Bene. Allora in bocca al lupo, buon lavoro e avanti così, perché l'agricoltura vuole tutta questa tecnologia e sicuramente voi sarete in grado di appunto dargliela. Noi stiamo qui per esattamente per questo. Grazie mille allora Francisco. Grazie a te, grazie a te. E dopo il bilancio di questi due giorni davvero molto interessanti di Francisco Lopez, appunto casa madre Industrias David, è giusto fare un bilancio anche guardandoci un pochettino in casa, in Italia, con Sandro Battini. Allora, queste due giornate molto calde, molto intense, come sono andate? Beh, innanzitutto una grandissima affluenza. Questo è un evento un po' particolare che noi abbiamo fatto direttamente in passato con altri marchi, con altri brand, ed è sempre stato più o meno strutturato in questo modo, dove c'è questa grandissima affluenza nelle due mattine e un po' meno nel pomeriggio, ma parliamo di migliaia di persone. Ovvio che quando parliamo del mondo della viticoltura parliamo a un segmento molto particolare che adesso sta vivendo, come si è detto diverse volte, un momento euforico in tutto tondo, se così possiamo dire. Quindi le macchine più tecnologiche, per assurdo, anche che da un lato sono più costose, vengono prese in considerazione e vogliono essere viste anche in condizioni particolari. Quindi significa che tutti i messaggi che abbiamo dato stanno dando probabilmente i loro risultati. Quindi non è vero assolutamente che la tecnologia spaventa, forse una volta era così, ma adesso è presa veramente molto in considerazione, soprattutto da tutta questa generazione di giovani imprenditori viticoltori che stanno entrando nelle aziende di famiglia o come manager in aziende importantissime. Quindi non è assolutamente vero, ripeto, che la tecnologia anche nel mondo della viticoltura non prenderà piede, anzi lo prenderà ancora di più rispetto all'agricoltura a campo aperto. Questa cosa l'abbiamo comunque toccata con mano in tutti questi anni di trasmissione, perché prima all'inizio magari l'agricoltore era un po' spaventato, un po' titubante, adesso invece, soprattutto in questa occasione, abbiamo visto gente che comunque si avvicinava, incuriosita, facendo domande, quindi proprio c'è questo giro di boa, questa grande novità e soprattutto interesse. E bisogna sottolineare che però poi il dealer deve comunque rispondere. Beh, questo è un segmento, come vi ho detto, molto particolare. I nostri concessionari in Italia adesso stanno ovviamente cercando di crescere in modo parallelo alla tecnologia. Qua serve veramente un concessionario che ci creda, non che in agricoltura non serva uno che ci crede, anzi, ma qui è ancora più specifico il settore, quindi c'è bisogno di una volontà particolare di seguire questo particolare progetto, perché è un progetto che sicuramente darà dei risultati importanti a tutti se viene fatto in un certo modo. Ovvio che la specializzazione è la prima cosa da prendere in considerazione. Noi come Battini Agri abbiamo iniziato da poco, ma abbiamo un calendario abbastanza importante che prevede anche cose molto innovative che un brand così prima non era in grado di sostenere, perché appunto gestivano tramite una figura solo in Italia tutto il business e quindi era molto difficile. Stiamo preparando un evento importante con i nostri dealer, questa volta non sarà in campo ma sarà in una location molto particolare dove li coinvolgeremo in questi nuovi progetti, perché saranno progetti che sicuramente li metteranno in condizione di vendere meglio e proporre questo prodotto tecnologico in modo diverso rispetto a quanto non hanno fatto fino ad oggi. Quindi ci sono veramente tanti progetti. E questa cosa l'ha sottolineata anche Francisco, dicendo appunto che ha trovato nella Battini Agri un grande supporto, soprattutto un grande così attenzione al cliente e anche ai dealer, e questo insomma penso che faccia onore.
Noi da importatori ovviamente dobbiamo interfacciarci per prima con una rete di concessionari, ma è ovvio ed evidente che il concessionario deve prendere il cliente finale come sua prima fonte, che deve essere inesauribile, di idee, di consigli, e quindi ovviamente la cura al cliente è la prima cosa. Quando c'è un cliente contento, 9 volte su 10 vendi la seconda macchina e poi conseguentemente la terza e così via. Quindi l'attenzione al cliente è la prima cosa da tenere in considerazione a nostro avviso. Mi auguro che ce ne siano pochi che seguono questa linea, così avremo più benefici. E poi tutta questa attenzione noi ce la mettiamo col cuore e passione ogni settimana, appunto mostrando tante novità e dando consigli appunto in televisione. Beh, questo è un impegno importante, è nato qualche anno fa, ci sta dando degli grandissimi risultati, la volontà è quella di continuare a spingere. È ovvio che serve, come in tutte le cose, un grande impegno, perché tu possa ottenere dei grandi risultati, come in tutte le cose. E noi comunque così questo percorso lo concludiamo qui, il percorso nel vigneto, ma la prossima settimana comunque toccherete con mano altra tecnologia, perché saremo nuovamente in campo per un evento davvero molto importante a livello mondiale. Beh sì, ci saranno due importanti eventi con Kvaerneland, e qua invito tutti i telespettatori a seguirci, perché saranno due eventi, uno diverso dall'altro, ma sempre molto innovativi e molto tecnologici. In entrambe saremo in campo, quindi lo presenteremo in un certo modo, ma poi saremo in campo a presentarlo anche ai clienti finali in un altro. Quindi la necessità di far toccare con mano questa precision farming, così la chiamiamo, diventa basilare, quindi noi spingeremo allo spasimo sempre e comunque in ogni nostro evento per fare questo. Grazie mille allora, Presidente Sandro Battini. Grazie a voi. E noi appunto, come appena anticipato, ci vediamo la settimana prossima per toccare con mano tutta questa tecnologia in un altro evento davvero molto importante. Buona domenica a tutti.